Ciao e benvenuto. Benvenuto a questo video in cui molto brevemente ti illustrerò gli argomenti che andremo a trattare nel corso di business che faremo a Fuerteventura. Allora, innanzitutto io sono un formatore che ha preso in carico la formazione dello staff di Life in Fuerte, che è l'organizzazione che si occupa di vacanze a Fuerteventura. E acquisto, ristrutturazione, immobili e rivendita sempre a Fuerteventura. Comunque è un'organizzazione che è in crescita e che sta facendo molto bene. Visto i risultati che abbiamo ottenuto, abbiamo deciso di unire le due attività, quella di fare una vacanza esperienziale. Cosa vuol dire? Una vacanza con delle esperienze che ti portano a sviluppare delle capacità fondamentali nel business, che sono la gestione delle emozioni, la capacità di collaborare e creare collaborazioni in un team, perché non potrai mai raggiungere risultati, diciamo, che puoi raggiungere con un team unito che coopera nel migliore dei modi, non potrai mai raggiungerli da solo. E quindi, grazie all'unione di queste due attività, la formazione sul business e sulla crescita personale, e le attività esperienziali come barca a vela, escursione in barca a vela, un'esperienza che ti porta a creare sinergie tra i team all'interno degli individui, tra gli individui che affrontano questa esperienza. Un'esperienza individuale è quella di fare surf con un maestro. Questo ti porterà a riuscire a capire quanto è importante gestire le emozioni, concentrarsi, stare sul pezzo e allenare la volontà, perché magari all'inizio sembrerà difficile, ma poi con un metodo, una strategia, riuscirai a cavalcare l'onda giusta. Così, questa è una bellissima metafora, così come farai sul mare, riuscirai a fare nella vita e poi a fare le escursioni lì a Fuerteventura. Il tutto condensato da 13, 15, anche 16 ore di formazione sul business, rivolti proprio sia sull'atteggiamento che ci vuole nel riuscire a creare un business, adesso ti farò capire cosa intendo, e nelle strategie tecniche che ti servono proprio per andare a creare le basi, perché questo business, uno più business, chiaramente fatto uno se ne possono fare di più, diventino sostenibili nel tempo. Questa è la cosa più importante. Quindi, chi sono io? Io sono Vincenzo Cento, il fondatore del percorso Warriors Project, un'associazione che poi è diventata un'associazione che ha 200 iscritti di media, 200 iscritti nuovi ogni mese, proprio nei propri corsi di formazione in aula tra Parma, Reggio Emilia e Bologna, e che fino ad oggi ha erogato 8 borse di studio che permettono ai volontari di una ONLUS che si prende cura di aiutare le persone per strada di fare un percorso di crescita personale completo di un anno gratuitamente in cambio di questa prestazione di volontariato. Quindi incentiviamo anche il volontariato. Abbiamo raccolto circa 2.000 euro in 2 anni che abbiamo erogato in beneficenza. Una parte emergency e una parte sta finanziando la cura, la ricerca sulla cura del tumore colon retto qui a Parma, grazie alla ONLUS, tramite la ONLUS NUPI, che opera all'ospedale di Parma con un'equipe di medici e specialisti del settore. E allora, visto i risultati che abbiamo ottenuto noi con il nostro percorso formativo e grazie a tutte le tecniche che io ho intrapreso, ho imparato e ho sviluppato attraverso questa associazione, siamo riusciti a ottenere dei risultati veramente importanti, avendo una crescita del 200% all'anno, e abbiamo deciso di unire le cose, quindi vacanza, divertimento, esperienze, tecniche e strategie di atteggiamento imprenditoriale vincente, ok? Allora andremo ad acquisire in queste 15 ore di formazione la libertà, concetti e competenze per acquisire la nostra libertà finanziaria. Cosa vuol dire? Che se tu riesci a creare un business che non ti occupi tutto il tempo, le 8-9 ore lavorative durante il giorno, ma che te ne occupi molto meno e ci sono i sistemi per farlo, e questo business va a procurarti un profitto una volta lanciato e sviluppato, va a crearti un profitto che è superiore alle tue spese e al pagamento ovviamente delle tasse del paese in cui ti trovi, allora questo ti genera una libertà perché hai sia il tempo che il denaro per riuscire ad affrontare quello che
quello che più meglio preferisci nella vita, quindi riuscirai sempre a crearti l'alternativa, riuscirai sempre a goderti il tempo e a smettere di stare in quella che potrebbe essere definita la ruota del criceto. Non voglio offendere nessuno, ma purtroppo quando ti trovi in una situazione in cui non hai tempo e non hai soldi, nel senso che tutto il tuo tempo è già impegnato, incastrato in impegni e responsabilità, e questo ti impedisce di crearti delle alternative, ti impedisce di sviluppare le passioni, di prenderti cura delle tue relazioni, ok? E tutti i tuoi soldi sono impegnati in un flusso perché serve a pagare rate e sostentamento, capisci bene che questa è una condizione migliorabile. Quindi andremo a capire cos'è la libertà finanziaria, come ottenerla, quali sono i processi di marketing, perché il marketing non è la pubblicità online o offline, il marketing è un processo che è dietro la pubblicità, che parte dopo la pubblicità, che ti porta ad acquisire il meglio, il massimo da ogni potenziale cliente per riuscire a fare poi profitto. Questo è il terzo punto. È molto importante riuscire a mettere le basi in un business, cioè capire quali sono le condizioni che deve avere un business per essere profittevole da subito, ok? Oggi l'online ha aperto le maglie, questo vuol dire che ha allargato la possibilità di fare impresa. Una volta dovevi acquistare ingenti capitali, investire ingenti capitali in magazzino, magari prendere anche un negozio in affitto, dare gli anticipi, assumere dipendenti. Adesso tutto questo si può fare attraverso gli strumenti che l'online ti mette a disposizione, ma devi acquisire nuove competenze per riuscire a sfruttarle al meglio. Ma niente di questo riuscirà a farti cambiare la situazione che oggi hai, soprattutto a livello finanziario, se non acquisirai l'atteggiamento incrollabile. Cosa vuol dire? Oggi viviamo in un mondo che è veramente competitivo e veramente veloce, cioè si evolve molto velocemente. E allora come facciamo noi ad assumere un atteggiamento, a crearci una situazione finanziaria e mentale incrollabile in un mondo pieno di cambiamenti e così è pieno di così tante incertezze? Come si fa? Bene, andremo a lavorare proprio su questo, perché ci sono persone che subiscono il cambiamento, ti parlo in linea generale la maggior parte delle persone, mettiamo il 90%, e ci sono persone, l'altro 10%, che invece riesce ad anticiparlo, riesce a stare sul pezzo, riesce a trasformare un problema in opportunità. E questo sarà l'atteggiamento che ti servirà per riuscire a mettere in pratica tutte quelle competenze di cui ti ho parlato prima, la parte tecnica, la pubblicità di Facebook, la pubblicità online che sia anche di altri social network, per riuscire a creare un ecosistema, un'organizzazione i cui organi interni, meccanismi siano complementari, ok? Tutto questo che andrà a soddisfare un algoritmo, quello che ti porterà del profitto nelle tue tasche, quindi fatturato meno spese, utile. L'utile deve andare a essere superiore alle tue spese, alle tasse, e deve arrivare senza che tu stia sempre davanti al computer o nel negozio, nella tua impresa a vendere. Questo ti porterà alla tua libertà. Una volta iniziato un processo che diventa sostenibile e che diventa quasi totalmente automatizzato, poi ci sono business che si automatizzano più e business che si automatizzano un po' meno, puoi crearne altri. Questo per andare a lavorare poi sulla diversificazione del rischio. Insomma, abbiamo tante cose da fare, quindi se tu vuoi veramente riuscire a raggiungere obiettivi che non hai mai raggiunto fino ad oggi, la Fuerteventura Training Experience che faremo a giugno, dal 13 al 20 giugno, non può mancare nella tua lista di impegni, perché questo lì acquisirai tutte quelle competenze mentali, tecniche, strategiche che ti serviranno a fare la differenza nella tua vita, nel business e nella vita delle persone a te care. Perché ricordati che di tutti i tuoi successi non sarai l'unico a goderne, ma anche le persone attorno a te godranno dei tuoi successi. Allo stesso tempo dei tuoi insuccessi non sarai l'unico a soffrirne, ma anche le persone attorno a te ne soffriranno. E quindi devi solo scegliere se affrontare 1-2 anni di duro sacrificio acquisendo nuove competenze per poi raggiungere obiettivi di cui essere fiero, libertà, possibilità di crearsi alternative, possibilità di prendersi cura delle persone che ami, oppure aspettare 1, 2, 3, 5 anni e non fare nulla e trovarti nella situazione in cui sei oggi. Bene,
Questo è stato un piccolo estratto di quello che andremo a fare. Continua a seguirci, la pagina Warriors Project e la pagina Life in Fuerte su Facebook, i canali rispettivamente, i rispettivi canali di YouTube e tutti i canali che abbiamo online, perché metteremo tanto contenuto. E soprattutto chiedi maggiori informazioni cliccando nel link che troverai qui in basso, perché così verrai contattato da un operatore e potrai anche magari prendere un'offerta, una promozione, perché questo è un lancio, ok? Questa è una nuova esperienza, una nuova avventura che abbiamo fatto nascere, quindi abbiamo deciso di incentivare e di premiare le persone che decidono per prime di far parte del Fuerteventura Training Experience. Quindi stai collegato, clicca sul link, metti i dati, richiedi l'informazione gratuita, la telefonata gratuita, informativa, così potrai bloccare il miglior prezzo per acquisire le competenze che ti servono per raggiungere i tuoi risultati. Continua a seguirci, a presto, ciao!